Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene a tutti. Oggi, primo giorno del nuovo anno, la Chiesa celebra la solennità di Maria, Madre di Dio. San Paolo, nella sua lettera ai Galati, enuncia così questo mistero. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Con queste parole, la divina maternità di Maria viene inserita nel cuore del mistero cristiano. La nostra stessa adozione a figli di Dio è legata, come si vede ad essa. Quindi, carissimi, iniziamo il nuovo anno contemplando la figura di Maria, la giovane donna che con il suo sì ha cambiato la storia dell'umanità. Maria ha accettato con coraggio e con fiducia l'annuncio dell'angelo. La sua fede è stata la forza che l'ha portata ad affrontare il suo amato Giuseppe e che forse ha aiutato anche lui nel suo percorso di accoglienza del progetto di Dio. Grazie alla Vergine Maria, Dio è nato, è diventato uomo, uno come noi. Nella mangiatoia di Betlemme, lei continua a custodire questo mistero nel proprio cuore e a riflettere sull'immenso cambiamento avvenuto nella propria vita dopo essersi messa nelle mani del Signore. Ciò che colpisce da questa donna è la sua semplicità, accostata alla sua grandezza, un'umile madre, ma anche colei che è stata in grado di affrontare tutto e tutti per prendersi cura del suo figlio Gesù e per seguirlo fino alle sue ultime ore. La Costituzione dogmatica, Lumen Gentium, trattando della funzione salvifica subordinata di Maria, stipula: con la sua materna carità si prende cura dei fratelli, del figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo ai pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Per questo la Beata Vergine Maria è invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice e mediatrice. Ciò però va inteso in modo che nulla sia detratto e aggiunto alla dignità e all'efficacia di Cristo unico mediatore. Ogni devozione mariana deve essere cristocentrico, cioè avere Cristo al centro. Maria, la Madre di Dio, può aiutarci nel nostro cammino verso il cielo. Carissimi, ci sono per noi almeno 10 motivi per far crescere il nostro amore per Maria. Primo motivo, amare Maria è gradito da Dio. Nessuno ha amato e onorato la Vergine Maria più di Dio, che l'ha scelta per essere la madre di Cristo, suo unico figlio. È la sposa dello Spirito Santo e la madre dell'unigenito figlio di Dio. Secondo motivo, la Madonna è esempio di umiltà, come la più umile serva del Signore, che è piena di grazia. Maria era lo strumento perfetto di Dio. Terzo motivo, imitare Maria nella sua umiltà è un modo per imitare Gesù. Gesù segue il quarto comandamento di Dio e onora sua madre. Pertanto, ogni figlio di Dio deve fare lo stesso. Quarto motivo, i santi amavano la Vergine Maria. Non c'è un santo che non abbia amato e onorato la Vergine Maria. Molti di loro avevano sempre il rosario a portata di mano. Quinto motivo, la Madonna è l'intercessore per eccellenza. Gesù compì il suo primo miracolo pubblico grazie a sua madre. Cristo disse che non era ancora il suo momento, ma sua madre gli chiese aiuto. La Bibbia è chiara: Maria influenza suo figlio. Sesto motivo, la Vergine Maria e Gesù sono uniti. La Madonna ha fatto parte dell'incarnazione, della nascita, del primo miracolo, della passione e della morte di Cristo e ha ricevuto lo Spirito Santo insieme agli apostoli. Si ritiene che sia stata presente durante l'ascensione del nostro Signore.
Gesù e Maria sono sempre insieme. 7. Dio si occupa di ciò che sua madre chiede. Durante i tempi dell'Antico Testamento era la regina, la madre del re, in quei giorni a cui le persone si rivolgevano per le loro richieste. La migliore possibilità di ottenere una buona risposta dal re era la richiesta di sua madre. Così fu fatto al tempo del re Davide e Gesù discende dalla casa di Davide. 8. Dio continua a donarci sua madre. Una moltitudine delle apparizioni mariane approvate dalla Chiesa mostra che Dio continua a mandare sua madre ad aiutarci. 9. Il rosario è un'arma potente. Padre Pio e gli altri santi lo chiamavano arma contro il male e lo pregavano continuamente. 10. Maria è giusta. Nessuno potrebbe sostenere che non sia la più giusta, quindi la Bibbia attesta il potere delle sue preghiere. La preghiera dei giusti ha grande potere nei suoi effetti. Dio ascolterà la preghiera dei giusti. In ogni caso, carissimi, Maria si presenta a noi come modello di vita spirituale e di servizio e si assista con il suo materno amore. Carissimi fratelli e sorelle, a conclusione di questa breve riflessione su Maria, Madre di Dio, vi vogliamo augurare un buon anno 2024 e vi vogliamo affidare alla custodia materna della Vergine Maria. Dio vi benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Auguri e buon anno 2024 a tutti. Salve Regina, Mater Misericordia.